Cecca, benvenuto a Genova, Jan Buschok. Quindi welcome in Genova. Andiamo con lo scoprire la categoria dedicata a tutti i bassotti. Taglia standard, pelo corto, pelo duro. Taglia nana, pelo corto, pelo lungo e pelo duro. Abbassiamo la taglia, andiamo con la taglia più piccola che ci dice Kaninken. Pelo corto, pelo lungo e pelo duro. È sorprendente come molto spesso chi non è avvezzo nell'ambito della cinofilia non riesca neanche a definire il tipo di pelo del proprio cane. Vi capita mai di dire: ma che cane hai? Ma ho un cane, come hai le orecchie? Ma così, come hai il muso? Boh, è strano questo, perché questo si evince che tutti i cani possono avere delle caratteristiche. Considerate una cosa molto importante: che sia di razza o che non sia di razza, tutti i cani appartengono a una tipologia zoognostica. Se rientra in una determinata popolazione con una storia, una cultura e un riconoscimento, è di razza, altrimenti ovviamente non lo è. E la tipologia zoognostica ci dà delle indicazioni dei cani. Una delle cose positive dell'allevamento dei cani di razza è che possiamo testare la salute, quindi prevenire statisticamente delle problematiche che i cani possono avere, cosa che invece con i meticci non è possibile, perché non c'è un controllo della popolazione. Intanto che vi dico questo, sta sfilando questo bassotto standard. Alcuni di voi sanno dell'altezza garrese, quindi viene misurato l'altezza garrese per definire la taglia del cane. In questo caso invece non si misura l'altezza garrese, ma si misura la circonferenza toracica, rispetto alla quale rientra o meno in una categoria, quando il cane però ha superato i 12 mesi di età. Non che non abbia da dire sui bassotti, ma mi sono rifocillato perché altrimenti poi le mie corde vocali stasera chiedono chetoprofene. Ok. Perfetto. Ci siamo per non fare, perché quei bassotti che sembrano tutti uguali uno può fare un po' di confusione, ma il giudice ha parlato in italiano. Terzo posto, nano a pelo corto, nero focato. Il bassotto non ci avete affezionato, se non vi piace il bassotto. Secondo posto, standard a pelo corto, e the winner is, il pelo è, leggiamo, quindi va strippato, e se va strippato vuol dire che il pelo è duro, e se va strippato e il pelo è duro si evince che sul podio va il Kaninken, quindi quello più piccolino delle tre taglie. La prossima categoria è dedicata ai cani spitz nordici e di tipo primitivo, o meglio detti cani nordici spitz e di tipo primitivo. Devo dire quest'oggi a Genova, come ieri e l'altro ieri,